Ok, primo passaggio. Adesso passo un po' di chiaroscuri anche all'interno, più o meno sempre con lo stesso tono. Non vado a cercare particolari, vado solo a inserire, anzi cambio penna perché questa è più scorrevole, la pentola è più scorrevole e quindi forse mi dà un forte però. Ho preso la mano con la prima, la Bic, risponde meno, questo è molto più sensibile. Adesso devo stare attento a prenderci la mano in zone poco pericolose. Poi aumenterò dopo, anche qui. Qui comincio anche a seguire un po' l'andamento della forma. Chiaramente qui sto dando, però non faccio più di tanto. Vedi che sto facendo? Sto separando le grandi masse di ombra dalle grandi masse di luce, che poi saranno luci relative, perché questo non lo posso lasciare bianco. Verrà gestito in maniera diversa, quindi intanto qui cominciamo a prendere un po' di misure fondamentalmente di queste ombre.
Con la penna a birra ancora di più che con la matita è importante riservare le zone che devono rimanere completamente bianche, perché se le copri non le recuperi più. Ok, quindi qui per esempio, anche qui ce n'è una, no? Qui ce n'è un'altra, me la segno. Adesso c'ho tutta questa zona qui. Ci tengo a dire che da un certo punto in poi, anzi ormai, non mi occupo più di linee, ma do solo chiaroscuri, anche se minimi, e anche se sembra che io stia generando linee. Poi mano a mano si va. Allora, un'altra cosa che sicuramente devo fare qui. Qui c'è una zona molto scura. Non si capisce quasi niente, e questa castagna comincia a essere più scura. Qui cominciamo a separare anche qui, come dire, le zone illuminate dalle zone in ombra. Troppo. La cosa difficile è capire che anche nelle ombre, le ombre non sono piatte, ma sono modulate anche loro. Per esempio qui c'è tutta una zona scura della quale mi conviene prendere nota. Chiaramente poi lo risolverò successivamente. Qui anche sarà molto più scuro. Intanto però separiamo più forte. Visto che pasticcio che sto facendo, sto rovinando il disegno.
Io di solito non faccio dei tratteggi così, cioè partendo da qui e andando direttamente qui. Di solito faccio dei tratteggi più, però qui siccome voglio staccare immediatamente, ho fatto un tratteggio quasi a 90 gradi rispetto al primo. Il motivo è che, fondamentalmente, il motivo è che ci sono partito e adesso devo continuare così, non per... è un po' al di fuori dai miei metodi normali questa cosa. Normalmente io faccio dei tratteggi modellati seguendo l'andamento della forma, che poi vedremo. Oppure vado avanti con con inclinazioni minime del tratteggio. Allora, se io poi dovessi dipingerla a olio, dice, ma perché non lo fai direttamente, stai a fare tutta questa fatica? Il fatto è che studiandolo con una tecnica lenta, perché la penna è una tecnica lenta, io sono in grado di memorizzare e analizzare molto bene il modello, il soggetto. Quindi poi di capire tutta una serie di cose che poi quando dipingerò saprò già, è come dire, già ci abito in quel punto.